Bene, allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono Renzo Cucco, il presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Non avete timore, vedete pure se viene in primi posti, che non mangiamo, almeno non per adesso, forse più tardi. E intanto vi ringrazio per essere qui. Questo è uno degli incontri preliminari, il secondo sarà più tardi, sarà un incontro conviviale che inizia il lavoro del sesto congresso nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. La nostra associazione è un'associazione che si occupa da poco dal punto di vista della sua formulazione, perché noi siamo gli ultimi nati nel panorama delle associazioni che si occupano di diritti LGBT in Italia, siamo nati nel 2008. In realtà, io dico sempre, noi siamo figli, nipoti, ma anche, insomma, qualcuno di noi ha l'età per essere anche, diciamo così, un po' di più, di quella che definisco la tradizione radicale, cioè la tradizione del fuori, la storia del fuori, dell'impegno radicale sui temi della liberazione sessuale e dell'autodeterminazione. Uso apposta questo termine, secondo me, perché è un termine che oggi c'entra molto, perché abbiamo scelto, abbiamo voluto iniziare la guerra di questo congresso a Napoli, che lo dico subito, poi lo dirò quando ci sarà l'assessore, ma insomma, noi ringraziamo molto l'amministrazione comunale per l'ospitalità e per il calore che ci ha aiutato nell'organizzazione di questo congresso. Abbiamo voluto cominciare i nostri lavori qui a Napoli per parlare di un tema in Italia c'è una censura ormai evidente, perché il tema della prostituzione sui giornali italiani, parla dei grandi media, appare o in casi di criminalità, cioè associati a situazioni di criminalità, o associati a situazioni di scandalo da cronache rosa che ogni tanto si intrecciano con le cronache politiche. Noi da sempre siamo impegnati su questo tema e lo dico subito, lo siamo impegnati, noi siamo un'associazione che si occupa di diritti e di politica, quindi non abbiamo esperienze, diciamo così, assistenziali o nel vasto mondo delle associazioni che si occupano anche di questo tema, anche dal punto di vista, ma noi pensiamo che uno dei modi, dal nostro punto di vista, è il principale per affrontare seriamente il tema della prostituzione in Italia sia quello di affrontarlo dal punto di vista dei diritti delle persone che si prostituiscono, riconoscendo loro la loro libertà di scelta, soprattutto quando, certamente quando essa è legata alla costituzione della violenza, e garantendo alle persone che si prostituiscono, alle persone che esercitano questo mestiere, la sicurezza e la protezione che si devono a tutte le persone. Meglio di me diranno le persone che abbiamo invitato a questo incontro, che io ringrazio già immediatamente per la loro presenza. Cominciamo dalla mia destra. Siamo molto contenti di ospitare Emanuele Rodè, che è un attivista europeo dei diritti delle persone che si prostituiscono. Lui fa parte anche del coordinamento europeo delle persone transessuali e transgender. Ha lavorato e lavora con il CAI Europe e con molte altre organizzazioni. Poi a mia sinistra c'è Andrea Mortirovi, che voi napoletani conoscete, è presidente della fai parte della associazione della nostra, che è una cooperativa che ha quindi sbagliato anche qui, però molto attiva su questi temi a 360 gradi su alcune questioni connesse, che su Napoli si è già espressa su queste questioni. C'è la nostra amica e ispiratrice su questi temi, Giulia Povera, che ringrazio molto per essere qui con noi, così come ringrazio molto per essere qui con noi Giulia Lattognolo, che è la, non so se la carica di direttrice comunque referente nazionale, ecco, responsabile di una cosa che somiglia a Certi Diritti, ma non è Certi Diritti, nuovi diritti di CGL, anche CGL su questi argomenti è molto intervenuta. Dirò una sola cosa, perché voglio che parlino soprattutto i nostri ospiti, e perché noi pensiamo di essere un'associazione che si vuole mettere a servizio di questi temi.
c'è un pochino di senso di colpa nelle nostre parole, ve lo dico subito, perché la nostra associazione ha scelto da tempo di occuparsi a 360 gradi di diritti sessuali delle persone, e certamente in questo contesto le persone che si prostituiscono sono quelle che vivono una situazione molto particolare e molto penalizzata da un certo punto di vista. Noi l'abbiamo scritto nelle nostre mozioni, abbiamo fatto delle iniziative, ricordo la conferenza molto importante, secondo me, che facevo a Roma con il coordinamento per i diritti civili delle prostitute e anche con i diritti di CGL qualche tempo fa, sempre su questa materia. Abbiamo anche tentato di lanciare delle iniziative, ma il muro della censura e del silenzio in Italia su questi temi è veramente molto, molto spesso. Allora, uno dei sensi, uno degli obiettivi di questo nostro incontro a Napoli è sicuramente cercare di valorizzare e di interloquire con chi localmente è passato dalla enunciazione delle teorie che noi facciamo e dei principi che noi perseguiamo, delle battaglie nazionali che noi tentiamo di seguire, di localmente sta cercando modi concreti per affrontare le questioni connesse all'esercizio di queste mestiere fuori da una logica di criminalizzazione e di negazionismo o di proibizionismo, fuori da questa logica, che poi si sia tutti d'accordo o meno sulla regolamentazione, questo è un altro passaggio. Diciamo che il primo passaggio fondamentale è non essere diciamo così d'accordo con tutti coloro che sono sempre di più, che in realtà sono dentro, fanno i loro ragionamenti dentro una logica proibizionista rispetto all'esercizio della fede. Quindi io vi ringrazio molto per essere qui, tra poco ci raggiungerà anche l'assessore per le comunità del Comune di Napoli, che ci ha annunciato che aveva un problema, ma ci raggiunge per intervenire per concludere questo incontro. Lascio la parola. Grazie. Buongiorno signore e signori, sono molto contenta e grata, veramente grata all'associazione Centro Diritti e del Gruppo, gli amici e le amiche che in questi ultimi anni hanno fortemente sostenuto la nostra lotta e ogni quant'altro organizzano un evento pubblico che per noi è una nostra organizzazione molto piccola e che è molto difficile. Quindi avere la possibilità di venire anche in questo caso al congresso di Centro Diritti e portare le nostre istanze non solo agli amici o alle associazioni, ma anche ad un pubblico poi più vasto attraverso Radio Radicale, che è assolutamente importante, è veramente uno strumento di informazione essenziale in Italia, molto ascoltato. E dall'altra parte anche spero al pubblico di Napoli attraverso la cittadinanza, attraverso i media. Quindi cercherò di essere breve e sintetica. Sulla prostituzione si potrebbero fare analisi molto approfondite, molto vaste, molto tutti spiegare il suo modo, sono ieri con Andrea Corpioli. Quando andiamo a discutere sul fatto se sia una cosa necessaria, se sia una cosa se sia morale comprare sesso sessuale, se sia morale comprare da una donna gigante, magari da una donna libera o da un altro, noi potremmo discutere per giorni e per anni, stiamo discutendo poco da anni su questo tema. Quindi vorrei subito fare chiarezza sinteticamente dicendo la libertà sessuale delle persone è, come dire, è un bene fondamentale. Autodeterminarsi è un diritto garantito, noi dobbiamo essere garantiti per questo. Credo che chi vende servizi sessuali e chi compra servizi sessuali, se lo fa nel rispetto della volontà altrui, ovviamente di una serie di cose come la maggiorità, certo, quando siamo maggiorenni, autonomi, autodeterminati, che nessuno possa mettere in discussione questa nostra libertà. Quindi qualsiasi idea di proibizionismo su questa cosa non ha una giustificazione morale, se non quella di voler frustrare le persone
impedendo di esercitare un loro diritto naturale, quello alla felicità sessuale. Detto questo, è chiaro che noi ci troviamo a chiedere che venga ammesso per legge, che venga ammesso dalle nostre istituzioni, il diritto di esercitare l'offerta di servizi sessuali in cambio di pagamento. Come vogliamo fare su questa cosa? Se noi passiamo, come diceva il maestro, rispetto alla regolamentazione di questo, noi dedichiamo che questo lavoro, se io lo scelgo perché è un lavoro, potrei chiedere una regolamentazione, però siamo tutti consapevoli che quando discutiamo oggi abbiamo qui anche con rappresentanti del movimento internazionale, quindi la discussione è ampia in tutto il mondo, non solo in Italia, siamo consapevoli di una difficoltà enorme, perché non è una prestazione, un lavoro qualunque, è una cosa facile da regolamentare. E non è automatico che quando noi riconosciamo il diritto a questa professione, a questo lavoro, automaticamente i regolamenti che lo regolano siano veramente a difesa dei diritti del lavoratore e della lavoratrice. Anzi, spesso significa che attraverso una serie di servizi di intermediazione che si rendono necessari in questo tipo di mercato, in questo tipo di attività, a volte si rientri con delle forme di sfruttamento, di schedatura. Pensate soltanto al fatto che in Italia, ad esempio, porto un esempio negativo che abbiamo, è quello della Lega Nord, voglio dire, perché è chiaro anche dire chi sono i nostri amici, chi sono i nostri nemici su questa battaglia. La Lega Nord anche oggi lancia un appello che dice non abbiamo conseguito nessun risultato con la repressione, lo dicevamo da anni, ma loro continuano per farlo. Però dobbiamo quindi pensare a regolamentare. Quando regolamentano, loro pensano a ricavare i soldi delle tasse, pensano che anche noi dobbiamo contribuire, perché adesso c'è la crisi e ci chiedono di risolvere la loro crisi, quella che loro hanno portato, cosa non abbiamo. E dall'altra parte pensano a un controllo sociale, un controllo sanitario, un controllo di questa. Una regolamentazione di questo stampo con solamente controllo e sfruttamento in qualche maniera a noi non interessa, lì non garantisce i diritti. Allora, se parliamo di regolamentazione, dobbiamo veramente analizzare cosa è stato fatto in Europa, nei paesi neoregolamentisti, cosa è stato fatto in Nuova Zelanda, per esempio, quali sono le garanzie necessarie per veramente mettere queste persone che fanno questo servizio in totale autonomia e indipendenza. Perché soltanto con l'autonomia e l'indipendenza noi possiamo veramente esercitare in condizioni dignitose questo lavoro. E questa è una parte. Però abbiamo un problema più urgente, perché arrivare a vista della tradizione è difficilissima, forse non ci arriveremo mai, siamo consapevoli di quante volte in Italia, in particolare Italia, ha presentato la proposta di legge che questo venga riconosciuto come un lavoro. Ogni legislatura viene fatta, e vengono fatti anche dei lavori all'interno del Parlamento, ma non si arriverà mai, ovviamente non ci stiamo arrivando. Forse non lo so, per ora non ci sta. Allora, cosa possiamo fare oggi per limitare il danno, per eliminare il condizionismo? Oggi abbiamo una legge Merlin, è vecchia, è una legge che apparentemente non proibisce la prostituzione, infatti la prostituzione dal punto di vista penale non è un reato, ma è contornata da una serie di misure in cui diventano reati il sostenere, di fare una prostituta e favorire quindi la prostituzione, diventa un reato invitare un cliente alle scale, addirittura qualcuno pensa che sia un reato perché un sito web annunci il tuo lavoro, quindi è una forma di addescamento. È un reato per esempio per uno che mi affitta un appartamento, quindi se io voglio togliere per aprire la strada, per lavorare in un appartamento, prendi che affitta un appartamento, oggi è un reato il proprietario dell'appartamento verrà denunciato. Quindi capite che nonostante fosse un reato fare la prostituta, tutto un contorno di leggi dentro la stessa legge di norme mi colpiscono e possono mettere in difficoltà. Queste vanno decriminalizzate, evidentemente lo chiediamo da anni, da 30 anni chiediamo che venga eliminato il reato di favoreggiamento, che non ha nulla a che vedere con lo sfruttamento, ma è un reato che ti isola totalmente dalla società, ti fa vivere sola, esclusa, impedisce anche di lavorare con due prostitute insieme solo per aiutarsi. Questa è una cosa
molto orgogliosa di questo atteggiamento. Io non posso entrare in un locale per lanciare il cliente all'interno di un bar, perché bar, hotel, luoghi pubblici, io non sono ammessa. Questa è un'esclusione sociale inaccettabile, non possiamo più. E naturalmente i proprietari dei locali che sono generosi, che sono generosi, ci sono certo, non importa nulla se ti sei lì e se qualche cliente entra ti viene da uscire fuori. Questo è il diritto del locale. Ora questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Detto questo non è tutto. Oggi noi sappiamo che con le norme del decreto Maroni 2008, del decreto sicurezza, che ha dato ai sindaci poiché organizzarsi a reprimere tutte le varie marginalità, le differenze che sono realizzate, sono i loro problemi di cittadini, di ordine pubblico, ma soprattutto di disordine, non perché loro sia una cosa criminale, ma di disordine di comportamento, questa è la realtà. Chi non ha un comportamento conforme oggi può essere colpito da un'ordinanza del sindaco ed essere sbattuto in Lucia se è uno straniero regolarmente soggiornante, può essere rimpatriato al suo paese se è di un'altra città, può essere multato, sanzionato solo perché va con una gola troppo corta o con una maglia troppo scollata, oppure un cliente, e parliamo di un cliente che va in cerca di una donna per accompagnarsi, può essere sanzionato solo perché ha l'intenzione di non parlare con una persona. Questa è una cosa orribile che viene sistematicamente fatta, l'ordinanza continua ad essere pazza e replicata. Ora, ci fu nel 2010, mi pare, forse anche prima, una sentenza della Corte Costituzionale che disse chiaramente che queste ordinanze sono incostituzionali, che non possono applicare l'ordinanza in questa maniera, non possono sanzionare per il solo fatto di fermarsi a parlare due persone insieme, nonostante dietro ci possa essere poi di completare un accordo per qualcos'altro, ma non può essere questa la ragione dell'esclusione di un comportamento di socializzazione per i cittadini, vi rendete conto? Queste ordinanze, nonostante siano state dichiarate in Costituzione, continuano ad essere applicate. Questo è un abuso che solo la dittatura può fare, perché in un paese democratico questo non dovrebbe accadere. E io vi domando perché? Perché i nostri amministratori pubblici continuano, sono pochissimi i cittadini. Penso a sindaci veramente indignati, della giustizia che questo non ha fatto l'ordinanza. Forse ha fatto un esquadro dicendo che qualcosa non ci fosse, però è chiaro che quando un ex magistrato dice la repressione in questa maniera non è accettabile, perché è fuori dalla nostra logica legale, di legalità, è completamente non conforme. Il sindaco di Milano non ha fatto l'ordinanza, per esempio, quello attuale, quello precedente. Il sindaco di Udine, meraviglioso, che ha detto mai fatto questo piano, eppure le donne del PD hanno lì a chiedere, hanno fatto una cosa in consiglio comunale, obbligando, tentando di obbligare il sindaco a fare un'ordinanza contro i clienti, contro le prostitute. Questa va contro i clienti, ma solo nominalmente, perché in effetti, se voi guardate le sanzioni, vengono sanzionate 100 volte di più le prostitute, le lavoratrici, rispetto ai clienti, basta guardare il giornale, studiare, si vede chiaramente. E comunque, io voglio dire, il cliente ha il diritto all'autodeterminazione sessuale, ha il diritto a comprare i servizi sessuali. Se vogliamo mettere in discussione il fatto che i compiti da donne libere e non trafficate, se vogliamo mettere in discussione che i compiti da donne maggiorenni, è lì che dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo togliere dalle strade le donne trafficate. Noi dobbiamo fare politiche sociali, dobbiamo fare interventi di strada che ci consentano non di nascondere la prostituzione, ma di vedere dove ci sono le prostitute trafficate, vittime di sfruttamento, eccetera, e aiutarle ad uscire da quella condizione. Abbiamo una legge per farlo, manca un finanziamento adeguato. E le politiche che sono fatte con le ordinanze le cacciano nelle CIE e nelle galere prima ancora che si riesca a capire se sono trafficate. Questo lo potete parlare tra l'altro Andrea, che conosce bene la realtà di un'unità di strada anche a livello locale. Quindi questo è l'impatto che abbiamo di politiche repressive sul fenomeno. Come dire, la Costituzione non fa altro che consigliarci sempre di più, rimane ai criminali, rimane agli sfruttatori. Noi dobbiamo servirci di loro, perché se io non posso affittare una casa in modo onesto dall'agenzia a un prezzo normale, perché
quello non era da mai, vorrebbe anche la piscina lei, per cui io me la devo pagare per la volontà. Se io non posso fidarmi alla polizia con nessuna credibilità, qualcuno cosa faccio? Mi prendo un qualche spalle della camorra, della vita, e questo alla fine pago per questo servizio, perché io non posso stare in una zona illuminata, in una zona pulita, avere dei servizi, il minimo di servizi, per poter esercitare il mio lavoro? Perché non lo posso fare direttamente in casa, insieme a una amica, se non mi fate l'obiezione della polizia di chiudere a casa? Questo è assolutamente inaccettabile. Allora noi abbiamo due piani su cui lavorare. Uno è urgente, urgentissimo, l'abbiamo detto anche alla CGL già da due anni, anche da prima, però in questi ultimi due o tre anni bisogna fare in modo che tutto questo mandamentale che si è venuto a costruire in questo paese, con il pacchetto sicurezza, il paese valore, include ovviamente la disoccupazione, perché guardate, noi abbiamo 40% di donne immigrati in Italia che fanno questo lavoro, donne e uomini. Non possiamo ragionare, se non ragioniamo globalmente, di italiani che stanno lì, e anche non europei. E non possiamo continuare a ragionare che queste persone non europee non possono accedere all'Italia e diventano, come dire, in uno status di illegalità. Perché in quello status di illegalità, come migranti, si affidano a trafficanti e sfruttatori. E nello status di illegalità, come prostitute, si affidano doppiamente, sono dipendenti da quelli sfruttatori che criminali. E allora è chiaro, è evidente che se vogliamo fare un lavoro a 360 gradi vada fatto, come dire, analizzando tutto il fenomeno e tenendo conto delle due differenti parti. Il lavoro sessuale è quello autonomo, autodeterminato, che va messo in condizioni di libertà e in condizioni di indipendenza, di autonomia, senza doversi vedere con gli altri nel paura della polizia. Dall'altra parte, tutto quello che è incertezza, che non sappiamo se si sentono fidati, se siamo liberi, va guardato, studiato, considerato, preso in accoglienza e poi va deciso di venire su condizioni di libertà, perché questo è il problema. Ho libertà di scegliere questo come lavoro, e allora di dedicare strumenti di fatto, ho libertà di tornare per un paese e di fare un altro lavoro. Noi abbiamo una legge sull'immigrazione che non funziona, perfino in America stiamo cambiando la politica sull'immigrazione, perché noi abbiamo bisogno di lavoro. Nonostante la crisi, inutile che ce lo facciamo, quindi abbiamo bisogno di legalizzare questo. Io stamattina ho sentito un'intervista, e poi chiudo, a Roberto Saviano. Oggi mi sembra che esce il suo nuovo libro, c'era già detto. Facciamo un'intervista alla Radio 24, parlavamo di cocaina. Il mercato della cocaina è gigantesco, ovviamente, dice, non è quello che noi vediamo, mentre possiamo misurare quello dell'eroina, delle altre sostanze che si calza. Con la cocaina non riusciamo a dormire in mano, non ci danno mai un cervello, per cui non sappiamo esattamente le riflessioni, ma il mercato è veramente enorme, e sappiamo che bisogna avere la farmacia. L'unico modo di sconfiggere la grande criminalità romana è sottrarre il mercato, il vantaggio che hanno su questa cosa. Io non so se sulla prostituzione funzionerà nel bene, perché non è esattamente la prostituzione della cocaina, non si può prendere farmacia e forse è più, come dire, ha una complessità di partecipazione umana molto più complessa. Però io credo che potremmo togliere una parte di questo alle mafie e alle mafie, soltanto, come dire, legalizzando, comunque decriminalizzando le persone che esercitano e i loro clienti, perché i clienti non sono sfruttatori, sfruttatori o profittatori, spesso sono semplicemente delle persone per bene, sono i nostri padri, i nostri figli, le nostre sorelle, cioè, scusate, i nostri fratelli, anche le donne, certo, che hanno un turismo sessuale fatto con le donne, quindi dobbiamo considerare di più la libertà, in questo senso tornare a sulle libertà sessuali, che credo che sia importante. Voglio dire una piccola cosa che chiudo, io vorrei anche che i media facessero un esame di coscienza, quello che vi dicevo prima, il modo come si parla, se non parlano sui media, pensate ai politici, pensate a una persona come Battiato, che alla fine usa una terminologia che offende, cioè il intento di offendere dei delinquenti veri, perché non c'è dubbio che ci sia simpatico delinquente se tutto nel nostro Parlamento. Comunque in attesa di giudizio e così via, ma quando si vuole dire che questi sono dei delinquenti o comunque sono dei ladri, non sono necessariamente delle zoccole, delle pastore, quindi non è
non è logico usare per loro un termine che viene usato purtroppo per condannare noi, per verificare noi, quindi è assolutamente negativo. Credo che dobbiamo fare una riflessione su questo, sull'uso delle parole. Io vorrei che noi fossimo considerate delle lavoratrici sessuali. Chi è obbligato a fare questo lavoro è una vittima obbligata a fare il lavoro sessuale. Non siamo quello che non avete detto più tardi, però sempre tutti questi epiteti. La stampa dovrebbe parlare con questa considerazione. Non dobbiamo essere solo come delle appendici di cronaca nera quando veniamo assassinate. Dovremmo essere così in considerazione per i nostri bisogni, per la partecipazione che abbiamo comunque alla società, alla pubblicità della gente, perché siamo anche un riduttore di aggressività. Se non ci fossero tanti uomini sarebbe un mondo peggio di più aggressivo se non ci fossero le possibilità di acquistare contratti sessuali. E pensiamo poi a tutta la grande fascia di persone che sono diversamente abili o inabili e non hanno la capacità di potersi conquistare l'amore, l'affetto, l'interesse sessuale, l'attenzione sessuale in modo gratuito. Anche loro hanno bisogno di essere sessualmente felici e quindi anche per loro dobbiamo pensare che questo è un servizio e va realizzato in qualche maniera, soprattutto va decriminalizzato. Quindi è urgente assoluto. Grazie. Io ringrazio molto Pia perché ha, devo dire, fatto una lei molto puntuale delle questioni, è stata anche molto veloce. Sono questioni molto complesse tra noi radicali, molto chiare da molti anni, devo dire, perché giustamente come lei ha ricordato sul tema del proibizionismo, antiproibizionismo, noi ci siamo spesi con molte iniziative, siamo su molti campi e ahimè con pochi risultati, però almeno una parte di consapevolezza classe politica e di qualche giornalista non tutti siamo riusciti a confrontare. Come avete sentito, le parole centrali su cui ha costruito il suo intervento Pia sono queste, sono decriminalizzazione, regolamentazione, autodeterminazione. Sono, avendo io qualche capello bianco, mi ricordo molto i dibattiti, le discussioni degli anni 70 sul tema dell'autodeterminazione sul nostro corpo, sulla sessualità, no? E siamo lì, non siamo molto distanti da quella situazione, non siamo molto distanti da quel concentrato di problemi, di questioni che fanno sfondo a questi temi. Purtroppo spesso quando ci allontaniamo da quella situazione ci avviciniamo invece ad altre che a noi ci interessano, o quantomeno che deformano la visione che noi abbiamo di questa realtà, cioè tutta la dimensione criminale richiamata, peggio ancora quella da gossip, no? Che negli ultimi 10-15 anni ci hanno abituato i criminali. Penso che adesso Gigliola vuole intervenire, te l'ho letto negli occhi, quindi ti devo letto negli occhi. Ma io sono capace di leggere delle cose più. Grazie intanto all'associazione Certi Diritti, io comunque ne faccio parte. Diciamo che il mio percorso personale politico si intreccia molto con il Partito Radicale e in particolare con l'associazione Certi Diritti, in quanto io da circa ormai di secolo di vivo in CCR, che ha come cuore principale la sua azione quello di sostenere le battaglie per l'autonomia della città dello Stato diciamo che avendo un rapporto purtroppo anche di un certo dolore, quasi alternate con la Partito Radicale, proprio con una sfida iniziale dalla mia appartenenza al partito degli anni, dei primi quattro parlamentari storici, partito che poi ho abbandonato nel corso degli anni, partito che ho
collaborato con l'istituzione della Rosa del Pugno e insomma è un rapporto così complicato, però ha delle, come dire, ha delle forti necessità di essere, perché argomenti come questo, per esempio, sono difficili da attenzione della sinistra tradizionale, come magari ne accennano. Questa CGIL è una parte del sindacato di cui si parla abbastanza poco, viene sempre fuori la parte sulla comunicazione, sul lavoro tradizionale, meno tradizionale, comunque non c'è tutto questo. E invece è una CGIL che noi negli anni abbiamo potuto incontrare nelle carceri, nelle battaglie antiprofessioniste e diciamo siamo stati abbastanza professori anche con poi il collegamento con la fondazione dell'associazione Certi Diritti, partita da matrimonio gay, insomma partita da, da uno spunto sul riconoscimento degli effetti civili del matrimonio per le persone dello stesso sesso, da una condivisione delle battaglie per un'autonomia e una migliore vita per le persone transessuali che dovessero finalmente anche in Italia riconosciuto un cambiamento di nome e di dati anagrafici slegato all'intervento di costituzione dei genitali e battaglie come quella che ci ha descritto Piacobbe. L'incontro con Piacobbe e noi era risale credo al 95, è sempre stata lei la nostra referente, cioè non ci siamo mai adagiati su associazionismi paracattolici, più o meno inseriti nel tema. Ci pareva che come persona e come associazione fosse il punto di vista a cui dovevamo assolutamente rivolgerci, anche per passionalità politica, perché non è facile per una persona politica così profondamente convinte e così cristalline molto spesso ci è capitato con il CGL di essere uno stimolo per la sinistra, è successo con tutta la questione della legge 40. Di fatto noi abbiamo avuto anche parte grande della battaglia, per esempio per quello dello sfortunato referendum, dove nella sede di Corso d'Italia si poteva tranquillamente trovare i compagni del Partito Radicale, seduti anche per terra, perché erano in cui i giorni bisognava verificare le firme. E quindi, voglio dire, ci sono state delle alleanze molto forti anche a Milano, quello che faccio io e come ufficio. Naturalmente la storia ci ha dato ritorno sulla legge 40 e adesso, da molti anni, sulla questione Costituzione siamo partiti da una posizione in cui il Comitato per i diritti civili delle prostitute ci chiedeva un riconoscimento della comunità di istituzione in quanto questo, in quanto che fosse una città ma i tempi cambiano, si evolvono, i paesi cambiano, l'Europa cambia e anche la società cambia. Adesso c'è questa nuova distanza
un'istanza che naturalmente ci vede in primo piano, perché se la prostituzione viene riconosciuta come un lavoro, come io personalmente ritengo giusto sia, ma appunto ci sono delle difficoltà, perché dico stimolo per la sinistra? Perché la sinistra ha un fondo di, è molto incerta, confusa e su questo argomento generalmente mi do passare, nel senso che c'è una parte di femminismo, chiamiamolo femminismo, capisco adesso possa essere contestata velocemente, però insomma vorrei anche spiegarti in breve che rinnega completamente la Costituzione, cioè la Costituzione non può esistere, e quindi ogni passo che si possa proporre che in qualche modo la riconosca ci viene assolutamente contestato, ma contestato con molta violenza. Ora naturalmente è chiaro che neanche detto, perché credo che insomma chiunque di noi lo metta come punto scontato, la costituzione coatta, lasciamo addirittura stare quella menine, o qualunque atto che porti a una violenza nei rispetti delle decisioni di una persona, compresi i famosi esempi della prostituta che va in una camera di albergo e però decide all'ultimo momento di non fare nulla, ecco, qualunque atto che viene assolutamente condannato. Diciamo che è anche difficile capire fino a che punto la prostituzione possa essere definita autodeterminata e libera, però non si può nemmeno entrare proprio nel merito delle persone. Diciamo che noi dobbiamo arrivare al punto di maturazione per cui di cui parlava adesso Pina, per cui questa è un'attività, le abbiamo, non so, abbiamo delle, è molto semplice da dire, anche le prostitute molto anziane che fanno queste donne, questi uomini che non hanno più probabilmente o pochissimo possibilità di reddito, non hanno avuto alcuna possibilità di mettere da parte il minimo di contributi, di cose, cioè sono cose che noi dobbiamo accettare e che devono entrare nella, nell'organizzazione civile che è comune, perché appunto c'è la malattia, c'è la vecchiaia, ci sono i parenti, molte possibilità di figli, cioè non stiamo parlando di essere eternamente giovani, procaci e sotto i dai 18 ai 20 anni, stiamo parlando di un arco di vita che segue delle decisioni e quindi noi questo dobbiamo anche produttore, però cioè io su questo sono anni che con i compagni e i compagni dell'Officina di diritti come associazione facciamo questa battaglia, le parole sono importantissime. Io adesso per esempio non voglio parlare della questione trans perché non voglio consolidare questo ordinamento che viene fanno sempre tra transessualismo e prostituzione, però dovessi dire la stampa, i media in generale ci offrono dei prodotti assolutamente inaccettabili, assolutamente veramente fuori da ogni logica e da ogni competenza. Quindi diciamo che battaglie per l'indipendenza, per l'autonomia, per la salvaguardia della città di uno Stato passano fortemente per questa situazione umana e su questo io credo sia come CGL, organizzazione
costituzione di caselle di amministrazione, chi ha una presenza sul territorio e quindi delle possibilità, dei mezzi, delle risorse umane e anche economiche, di organizzazione, eccetera, che non può esimersi da certe battaglie, anche difficili, ho spiegato i motivi, e come associazione di certi diritti, naturalmente, dentro un partito che secondo me, non so se solo secondo me, sta attraversando una forte crisi, credo che dobbiamo assolutamente andare avanti e cercare il più possibile alleanze per raggiungere finalmente qualche risultato principale. Grazie. Grazie molte signora per le parole che hai detto e per le cose che hai fatto in questi anni, ovviamente, insieme a noi, ma anche dentro CGL. È arrivato l'assessore, la ringraziamo per essere qui, la solleviamo dal fratello di fare la coordinatrice perché non è per caso, perché è un lavoro che possiamo fare benissimo noi, e chiuderà questo tavolo. Preciso solo per una cosa, perché ci tengo che l'assessore l'ascolti. Noi abbiamo scelto di venire a Napoli anche su questo tema e non è stata parte piccola la scelta di questo tema, cioè di come affrontare la questione della regolamentazione o legalizzazione della prostituzione nel nostro paese rispetto alla scelta napoletana, perché sappiamo bene tutti i limiti del dibattito che c'è stato a Napoli sulla proposta che fece il sindaco, su quello che ha innescato, però rimane il fatto che è l'unica città in cui di queste cose sicuramente si parla, si comincia ad affrontare con il contributo di associazioni molto serie, con anche con il contributo nazionale di altre associazioni, si comincia ad affrontare e quindi a rompere questo muro che io trovo insopportabile di censura e di stravolgimento delle realtà, come ho detto prima, no? Come ha detto benissimo Pia, come ha detto Giglione. Questo è un merito che deve essere riconosciuto a una grande città come Napoli e nel nostro piccolo vogliamo offrire il nostro contributo. Noi siamo un'associazione, come ho detto prima, che è molto concentrata sulle battaglie nazionali, sulle battaglie di natura politica e quindi il tema della regolamentazione, il tema di un eventuale referendum parzialmente abrogativo della Berlinci, sono più nelle nostre corde, sono più nel fare nostro radicale. Ma non siamo miei, sappiamo perfettamente che poi a livello locale si muovono le cose e i poteri le amministrazioni comunali hanno, seppur limitati, conosciamo la nostra legge del ordinamento, seppur limitati, però possono dare segnali concreti di innovazione effettiva. Quindi siamo molto molto attenti e curiosi a tutto quello che si muove in Italia. Venezia è stato un esempio molto interessante, qui lo ricordo bene, c'è stato un grosso lavoro in quell'area. Non mi sembra di ricordare nessun'altra esperienza significativa, se non tutte quelle negative delle ordinanze che citava Pia. Forse Napoli può essere il terreno sul quale nasce qualcosa di nuovo. Perché no? Siamo qui per capire cosa effettivamente si può. Andrea, grazie per essere qui. No, grazie a Sergio e alla Radicale che dedica spazio a un fatto come questo, che vuol dire non è facile di media. Se ne occupino, soprattutto è difficile trovare media che danno spazio ai protagonisti, agli operatori, ai supporters, alle persone che direttamente vivono il problema di sottocostituzione fa più di altri. E spesso a proposito, insomma, quindi da questo punto di vista grazie davvero a certi diritti alla radicale. Io chiaramente farò un intervento con un operatore che da 12 anni lavora nell'ambito dei progetti di contrasto al traffico di esseri umani, quindi lavora con la costituzione, ma che non ha mai lavorato pensando di lavorare solo con ma sempre lavorato con le persone che incontriamo in strada, che sono persone molto differenti tra di loro. Gli interventi che mi hanno preceduto e in qualche modo anche il titolo di questo incontro, che è molto lungo perché ci sono tanti temi, no? Richiamo immediatamente, secondo me, a un primo dato delle considerazioni, che è il tema della complessità. Oggi l'universo di costituzione è attraversato da molteplici mite, storie, persone, generi che in qualche maniera non sono riconducibili a un'omogeneità forzata, ma portano con sé bisogni, diritti, aspettative, sogni, livelli di emancipazione
e di sfruttamento completamente differente. Quindi la prima attenzione è questa. Quando io ho a che fare da operatore, da cittadino, da esperto in vita, da politico, con un universo complesso, non posso correre il rischio di cadere sulla superficialità, su atteggiamenti iperideologici e tanto meno su semplificazioni. Perché guardate, uno dice prima, diceva prima l'attenzione alle parole. Io dico un'altra cosa, non è che semplificare un racconto di un fenomeno sociale complesso non determini conseguenze drammatiche e pesanti sulla vita delle persone. Perché guardate, le semplificazioni non avvengono per caso. Ma io penso che chi semplifica, semplifica fondamentalmente per tre ragioni. Uno, perché se si semplifica è più facile costruire una narrazione falsa e ipocrita su un fenomeno. Noi veniamo da anni in cui sui fenomeni sociali complessi abbiamo una narrazione falsa e non racconti i fenomeni ma la loro rappresentazione. E farlo è più facile. Seconda questione, semplificare rafforza chi si approccia ai temi con l'atteggiamento giudicante. Se semplifico faccio bianco e nero, buono e cattivo. Su un universo in cui bianco e nero, buono e cattivo non sono distinguibili, ma sono spesso sovrapposti, confusi, difficili da individuare, ammesso che esista un cattivo. Terza questione, le semplificazioni favoriscono, no? E su questo ha ragione quando dice che è importante che la società, la politica, decida di parlare di questo tema. Troppo spesso la politica oggi è la testa dall'altra parte, perché non ha il coraggio di farsi carico di temi scomodi, oppure, come dice Marco Repetti, approfitta delle semplificazioni per quotare l'allarme sul mercato del consenso elettorale. Quindi guardate, quando ci sono delle semplificazioni, le semplificazioni non avvengono per caso, ma sono funzionali a un modello, a un atteggiamento, a un insieme di politiche sempre più spingono rispetto alle ipotesi contenitive dei fenomeni sociali complessi, compresa la nostra. In questo paese è venuto fuori uno smontamento, per cui guardate la vita così in maniera più generale, sempre quando si parla di questi temi, come gli altri temi di fragilità, il problema non sono più, per esempio, la povertà, ma i poveri. Il problema non è più la tossicodipendenza, ma i tossici. Rispetto a quindi è questo che ha avvenuto ed è per questo che farsi carico della complessità significa riconoscere le persone che stanno dentro della complessità, avere la delicatezza di atteggiamento che serve, perché noi stiamo parlando di vite di persone. Allora, da questo punto di vista, non solo condivido in pieno diciamo così, le critiche che prima Pia faceva alla legge Nelli, che peraltro è una legge che in qualche maniera come cornice mi sta ancora bene, anche perché visto prima di questo paese, io temo che oggi qualsiasi modifica rischierebbe insomma di peggiorare, però condivido quando sono stato favoreggiamento, adesso non sto a ripetere perché condivido al 100% quello che diceva prima Pia. E condivido anche, e cerco di motivarlo, questo discorso che deve finire la stagione delle ordinanze. Perché lo dico? Non so perché. Non servono. È dimostrato che le ordinanze non servono a risolvere, ma come quelle persone che invece di dire nascondono la collezione. Le ordinanze spostano, e dopo un po' ritorna e quando spostano peggiore. Due, perché le ordinanze da sempre hanno colpito non la criminalità organizzata, non distrutta, ma lì. O anche le persone emancipate che non hanno più la libertà di poter lavorare dove vogliono, dove credono che sia la legge da lì glielo permette. Spingendo nel sommerso aumenta i rischi, specialmente per le vittime che dicono di voler tutelare. Perché se sono vittime non decido io di andare in mare. Non ho di un albergo, un appartamento perché voglio filtrare, perché non filtro io. E quindi mi obbliga a rapporti più pericolosi, ma più complessi di quelli. E poi guardate, visto che tutti quanti parlano di sprechi, costano di più le ordinanze. Politiche di accoglienza, di riduzione dei danni, di riduzione del rischio, costano meno e producono più sicurezza. Quando il Comune di Napoli, l'altra amministrazione, fece un'ordinanza, vuol dire che cercava di portare clienti, poi è stata cancellata per qualcuno subito, con una sola operazione dei vigili urbani, ma se non sono di tutti quanti parlano con finanziamento. Quindi si tratta di come vengono usate le risorse rispetto a... Fermo restando chiedo all'operatore sociale, quando ho un mandato istituzionale visto che lavoro anche per il punto di lavoro, devo tenere conto dei diritti di tutti i cittadini, dei primi, degli ultimi, delle prostitute e dei cittadini che abitano un territorio, quindi me ne devo far carico, ma sicuramente la tengo del conto, reprimendo le diritti di tutti, faccio una scelta di costruirsi, io garantisco la sicurezza di tutti.
E guardate, questi qualsiasi qualsiasi ipotesi di tolleranza zero, anche quando questa non viene soltanto di misterismi securitari di qualche politico, e magari viene ricalcolato, fra i calcolati che vanno per il sesso alla sera nascondendosi rispetto a questo, ma anche quando viene da certi pezzi di femminismo che io trovo esasperati e disasperanti. Perché quando si è aperto il dibattito in questa città, c'è stato un pezzo di femminismo importante che ha discusso, anche in maniera, voglio dire, come dire, vivace, per le sue posizioni anche che danno giudizi e che propongono la tolleranza zero esattamente quello che propone la legge. Trovo inaccettabile questo tipo di ragionamento. Io invece credo che se da l'altro deve fare qualcosa di nuovo, deve venire fuori un insieme di politiche organiche che tengano conto della complessità e che spingano a fare emergere quello che viene, quello non conosciuto che è di individuale. Provo a spiegare. C'è tutto il pezzo della parte della Costituzione Europea. Qui vanno rafforzati i servizi che tutelano le vittime e consentono a quelle persone che decidono di uscire dal proprio sfruttamento di avere davvero dei percorsi di decisione. Qui lo dico, c'è la sofferenza dei diritti, c'è la gravitale, ma ci saranno parecchi parlamentari. Guardate, naturalmente, anche non riconosco più l'anima, oggi il Fondo Nazionale Antitratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità, è di 3 milioni e mezzo a fronte della già miseria che era prima di 8 milioni. E quindi questo vuol dire che se il nuovo governo, il Parlamento non rifinanza quel progetto, tutto il sistema antitratta che in questi anni ha consentito a 25.000 persone di scappare dal traffico, viene messo in ginocchio. Lo dico perché poi si parla spesso di sicurezza, di quando si è una volta di questa parola, così parla delle poche risorse che invece in questi anni di sicurezza hanno costruito. A livello locale, anche su questo l'amministrazione invece ha dimostrato interesse e attenzione e ha anche salvato il progetto rispetto all'atteggiamento che della regione che si deve aver su. Non mi ricordo, c'è una professore vicino, quindi non è la polusia, non la voglio. Seconda questione. Qui a Napoli, almeno adesso come era accaduto confrontandomi con gli altri operatori, abbiamo un problema che diffondersi nelle situazioni di povertà e di vulnerabilità economica delle persone sta allargando l'area della costituzione statuale di persone che nella costituzione gli viene subito la possibilità per far fronte alla condizione economica per uscire da condizioni di povertà. Ed è una popolazione saltuaria che è più a rischio di altri. Perché se io abito la strada in maniera professionale, sono trattati, sono di me. Se ci vado una volta di tanto sono di te, anche rispetto alla richiesta di clienti. Allora anche qua io credo che vada fatta a livello nazionale delle politiche forti di contrasto alla povertà e di iniziare a correggere i versanti di cittadinanza che consenta a chi non vuole contribuire di non dover salutare rispetto a questo. Sul piano più locale, un'attenzione quando si fanno le politiche di generazione urbana, questo che viene in questo momento lo smontamento di piazze Garibaldi dovuto al progetto di grandi stazioni, io credo che non si possano fare progetti urbani pensando che i progetti urbani si fanno con l'abbandono o la percezione delle persone più fragili e delle più fragili di coloro che sono affiliati. Bisogna tenere conto anche di quelle vite, quindi di politiche di generazione urbana appunto che tengono conto dei diritti. Stabilizzazione degli interventi all'interno del welfare locale, potenziamento degli interventi di prossimità e di riduzione del danno. Questo paese è ancora così divolto da aprire ancora discussioni di quelli che dicono a spegnere i soldi pubblici per portare della rapidità. Basta. Oggi più che mai c'è bisogno di un intervento diffuso, capillare, di educazione e tutela sanitaria. Anche qui, guardate, dicendo che noi tuteliamo i diritti delle persone che si costituiscono, sono costrette a farlo, e a noi basta questo, perché quelle persone hanno diritto a essere tutelate, e accolte, ascoltate nei loro bisogni, eccetera, ma in questo modo teniamo la salute dell'intera comunità. Perché se a Napoli lavorano 400 persone ogni sera, vuol dire che ogni sera in questa città ci sono 2.500 clienti, che sono spesso mariti e fidanzati, che spesso per le loro mogli hanno raccolto i nostri tetti, e quindi quando io ho preservativi in strada, tutelo la salute della donna prostituita, ma in quel modo tutelo la salute delle mogli e delle fidanzate. La dica in questo modo può puntare, ma va detta così, io mi sono rotto le palle di gente che mi fa le pulci su questa cosa. La voglio raccontare anche così, io costo molto bene, dico anche questo, perché noi riceviamo come cooperativa 120.000 euro di finanziamento all'anno, complessivo da comune, regione, ministero, sulla clinica di riduzione del danno, raggiungiamo circa 1.000 persone all'anno. Se soltanto il 5% di quelle persone non sono male con un unico parametro, certo tutto il resto, lo Stato risparmia quasi 700.000 euro. Quindi non è vero che i soldi ci sono nel nostro mercato. Investire sulla riduzione del danno, investire sul welfare è un investimento del benessere collettivo e di buon
buona spesa rispetto, a te. In ultimo, qui sono tutti parti, io credo che noi dovremmo anche lavorare in qualche maniera per tutelare le persone che scelgono di costituirsi, che non possono sottrarsi al trattamento, garantendo loro una qualità che li occupa, senza bisogno di avere tanta quantità. Su questo io credo che dei processi che non sono proprio ambiziosi, perché io so che poi in qualche maniera, voglio dire, questi, termini vengono abusati, utilizzati strumentalmente, la deformazione che cerca soltanto lo scoop per poter dire così. Non è questo. Io penso dei processi partecipati dalle sex workers, con loro dentro a decidere, mai coattivi, mai coercitivi, mai costrittivi nei loro confronti, che in qualche maniera chiedono spiegature, regine, eccetera, e che in qualche modo in tutti i luoghi abbassa come qualità, perché spesso come dire, il diritto delle persone viene cancellato dal fatto che poi c'è una sfida che carica la qualità e non possono più lavorare, quindi anche da questo punto di vista, eccetera. Ultimissima questione, il piano culturale, io su questo magari confio. Non la pensiamo fare a discutere su questa roba. Io devo dire che sono operatore, ma sono anche un maschio. No. E quindi in qualche modo io penso che se devo guardare la Costituzione non posso esimermi da guardare anche all'approccio maschile al tema della sessualità e al tema più basso delle relazioni di genere. Non con un'ottica punitiva per il cliente, lungi da me pensare a questo, ma perché altrimenti guardo in diverse maniera statica, senza vedere un pezzo. Ignoro la domanda e guardo soltanto l'offerta. Se voglio fare davvero riduzione del danno, devo guardare anche la domanda rispetto a questa. E da questo punto di vista, in qualche modo, in un paese dove ogni giorno una donna su tre viene uccisa dal proprio compagno e dove siamo il paese a maggior rischio per i omicidi transfamiliari, io non posso non interrogarmi sul fatto che noi maschi abbiamo bisogno di avvalerci dei sentimenti di potere per poter gestire le nostre relazioni. Io credo che questo noi lo dobbiamo mettere dentro, ripeto, non per dubbiare, ma per interrogarci, come dire, sui fenomeni in cui il genere maschile compie atti di violenza rispetto a quello che viene. In ultimo, sempre sul piano culturale, dicevo prima, il problema sono i poveri e non la povertà. La dico anche così, io credo che in questo paese quello che è avvenuto è che le persone sono negate, nella loro stessa maniera. Si parla di tanti, si parla di tossici, parla di Matti, ma non si parla mai di Giuseppe, di Maria, perché così è anche più facile essere cattivi, perché è facile essere cattivi con una categoria, quando una persona ha un nome proprio è molto più complicato essere cattivi. E allora io credo che il nostro lavoro sia anche quello di fare in modo che tutte le persone, quando vedono una ragazza nigeriana sul bordo di una strada, non pensano a diventare nigeriana, ma pensano a te. Ringrazio molto Andrea per il suo intervento, perché tra le tante cose che mi sono piaciute, quella principale secondo me c'è la chiarezza, la precisione, i temi sono molto importanti. Voglio richiamare solo due cose. La prima è la questione economica, e che è riportata in una dimensione un po' europea. Probabilmente non tutti sanno, tra gli ascoltatori e tra coloro che sono presenti, che l'argomento del quanto ci costano le politiche contro le discriminazioni, per le pari opportunità, contro l'esclusione sociale, è un argomento in questo momento vincente a livello europeo. Cioè la riduzione dei fondi deriva da considerazioni, soprattutto a livello dei funzionari europei, che dicono sono politiche che non ci possiamo più permettere di provocare. Lui ha dimostrato molto chiaramente che in realtà noi non ci possiamo più permettere il contrario, perché è il contrario che ci costa, e non siamo più abituati a nemmeno a percepirlo come un costo politico. Cioè è l'assenza di politiche contro l'esclusione che genera costi inaccettabili, non è il contrario. L'altra questione che secondo me è molto importante che ho posto è quella dell'universo maschile, di quello che l'universo maschile pensa, vive relativamente alla sessualità. Io sono su questo tema più vicino alle riflessioni che vi ha fatto in qualche chiacchierata personale, qualche cosa che ha scritto. Mi piace però la prospettiva che Andrea ha posto dell'astensione dal mondismo, che è fondamentale. È fondamentale, lo dico proprio pensando ai clienti, nel senso che un approccio moralista a come si vive la sessualità a tutti i livelli, sia a livello di chi esercita la professione, sia a livello di chi ha
E si dice ancora che è sbagliato, è inutile, come dico io, cioè non è una questione di sbagliato, è semplicemente inutile per risolvere la questione. Forse magari in questo paese sarebbe il caso di aprire il tema, mai aperto seriamente, del come si discute di sessualità a scuola, che tipo di attività di educazione sessuale si fanno, che cosa fanno, un grande tema. Io adesso lascio la parola a Kemal, l'ho presentato prima, noi siamo molto molto contenti della sua presenza. Chi ha visto il nostro congresso avrà visto che è pieno di presenze internazionali, la nostra è stata una scelta voluta perché riteniamo che su questi temi, sui temi dei diritti, o ci sono grandi alleanze a livello internazionale o il nostro agire anche in Italia ha il fiato corto. Quindi siamo molto contenti che Kemal sia con noi. Yuri, che fino ad oggi, fino adesso ha lavorato alla traduzione, ci aiuterà adesso anche per la traduzione in consecutiva che faremo. E io credo che non farà la sintesi. Hi all, it's a great pleasure to be here with you. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui e vorrei dire una cosa che mi fa fare un po' di fattore per avermi invitato. And second, I would like to thank the those panelists who provided their interventions, and I agree with many of the things that they have said actually on the panel. Seconda cosa, vorrei ringraziare tutti gli oratori che qui hanno parlato e devo dire che sono d'accordo con molte delle cose che sono state dette sinora. As a sex worker, as a sex worker's rights advocate, it is very difficult to find platforms to voice up your needs and your demands. Come lavoratore del sesso, un attivista per i diritti dei lavoratori del sesso, devo dire che è molto difficile trovare delle piattaforme condivise su questo tema. And secondly, it is even if you find the platforms, the required platforms to voice up your demands and needs, even if you're visible on the platforms, people are not listening to you just because you're a sex worker. E anche se si trova su queste piattaforme per dare voce ai propri bisogni, alle proprie lotte, spesso e volentieri succede che non si venga ascoltati proprio perché siamo dei lavoratori sessuali. And that's why it's very important to be hosted today here. And thanks to Jeff for this. E questa è la ragione per la quale è molto importante per me essere qui, essere ospite qui, e grazie ancora per qui. Well, as many of the speakers told about this, sex work is a very tough topic, it's a very sensitive topic. Come molti degli oratori hanno detto sinora, il lavoro sessuale è un argomento difficile. This is mainly because there are different groups dominating the views around sex work without consulting the sex workers around the world. Questo perché ci sono molti gruppi che si occupano del lavoro sessuale e che sono con loro con opinioni diverse. In general, I can mention about three main groups who provide their agendas around legislating around sex work and providing ideas and policies. Posso distinguere tre principali organizzazioni, movimenti che si occupano del lavoro sessuale, che si occupano del lavoro sessuale sotto un profilo politico. The first one is the abolitionists, or the abolitionist feminist groups, or we can call them as fundamentalist feminists. Allora, il primo è quello degli abolizionisti, che però possiamo anche chiamare come femministi abolizionisti o come estremisti. And this group is mainly providing the idea that, especially during the last 10 years, I would say, they're proposing the speech model and demand model. Questi gruppi propongono da 10 anni ormai quello che è il modello tedesco. And the second group would be called as religious conservatives, and they're supporting prohibitionist ideas. Secondo gruppo è quello dei conservatori religiosi, che stanno che propongono invece la cosa. And the third group, as you can imagine, are the sex workers' rights advocates, harm reduction groups. E il terzo gruppo, come potete immaginare, è quello delle lavoratrici e lavoratori del sesso, che propongono un approccio antiproibizionista
include groups, NGOs that mainly work on sexually transmitted diseases, and also include liberals and some of the feminists. Questo gruppo anche include organizzazioni che si occupano di minoritaria produzione sessuale e anche gruppi femministi e liberali. Of course there are different dynamics in different countries, but in general this is the reality from any other country that you can think of. Naturalmente ci sono diverse dinamiche in diversi paesi, ma queste sono le tre principali dinamiche che si discutono un po'. My friends mentioned about the situation, the existing legislation or the policies in different parts of Italy, and i miei amici hanno sentito diverse politiche che sono state adottate da diverse amministrazioni locali italiane. And when I hear about examples or the experiences of sex workers in Italy, I directly think of the proposed models around the world. The first one is the propositions of the US government, and the second one is the proposition of the Swedish government. Quando sento le mie amiche, lavoratrici del sesso italiano con le quali parlo, penso immediatamente ai due principali modelli che si possono porre nel mondo. Uno è il modello statunitense e l'altro è il modello svedese. Now I will make use of the paper. That I was one of the preparers of the Global Network of Sex Work Project. Allora, adesso userò un saggio che ho contribuito a scrivere come attivista del network globale dei lavoratori del sesso. And I'm doing this just to provide you a shorter and clearer picture of what the Swedish model is, and also the anti-demand models around the world is, and what are their negative consequences on the sex workers. E lo farò per illustrare in modo più preciso e possibile quello che è il modello svedese e le conseguenze che il modello svedese ha svedese anche. Conseguenze negative. Criminalization of sex workers' clients is claimed to be part of a new legal framework. Actually, it's not. Allora, nel svedese criminalizza il cliente e questo modello è considerato parte di una struttura legale, un framework legale, ma in realtà non lo è. So what happens in Sweden is that in 1999 the government proposed a legislation which criminalized clients. Quello che in Svezia è accaduto che nel 1999 il governo ha proposto questa disegno di legge che criminalizza i clienti. So most of the people who work on sex workers' rights issues know this side of the legislation. However, there is also another side. Quindi molte delle persone che lavorano sulla questione del lavoro sessuale conoscono questa parte della questa faccia della medaglia, ma c'è un'altra faccia della medaglia. Because the Swedish government maintained the criminalization of third parties which are in close contact with sex workers. Perché il governo svedese ha mantenuto anche la criminalizzazione delle terze parti che sono in contatto con i lavoratori. And these include managers of sex workers, brothel owners, also staff with, like security staff that also work with sex workers. Allora, questo terze parti sono i manager delle sex worker, i proprietari di ostriboli e security. Le persone che si occupano della sicurezza. So this is the Swedish model or anti-demand model, or you can call it as the Nordic model. Questo è il modello svedese, o che può essere anche chiamato quello del Nord. Another interesting thing about the Swedish government's attempts is that the Swedish government is trying to export this legislation to other countries in Europe and beyond Europe. E un'altra cosa interessante di questo modello è che il governo svedese sta cercando di esportare quindi il suo modello non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. I will mention briefly about the problematic reasoning behind this legislation, and then I will try to mention about how this model is exported to other countries and how already other countries had criminalization policies apart from the Swedish one. Ok, cercherò di raccontarvi le
understanding. Sex work is not work, but it is exploitation of women. Secondo questo modo di pensare, il lavoro sessuale non è un lavoro, ma è uno sfruttamento della donna. It's mainly violence against women and trafficking. È principalmente violenza contro le donne e il traffico. So those people conflated trafficking with sex work. Quindi queste persone mettono insieme il traffico degli esseri umani con il lavoro sessuale. And they believe that if we criminalize or penalize those people who buy for sex, then trafficking and prostitution, so violence against women will be eradicated. E credono che colpendo i clienti si possa eradicare dalla faccia della terra la prostituzione e quindi la violenza contro le donne. The interesting point here is that it's not just the evolutionists at that point, it is also the religious conservatives support this kind of legislation in different countries. E molto interessante che non sono solo gli evoluzionisti, ma anche gli attivisti religiosi, che sostengono questo tipo di approccio in vari paesi. So as I said, it is not that Sweden is the only country, or the first country that provided this legislation. Ok, come ho detto, la Svezia è il primo paese che ha messo in essere questo tipo di legislazione. But more than a century, different countries implemented the idea, the policy of criminalizing violence. Ma in più di un secolo, differenti paesi hanno adottato varie forme di questo modello di criminalizzazione dei clienti. And this included several states in the US. E questo include molti stati And this kind of criminalization is through laws criminalizing people found in brothels, or through laws against soliciting, or through some other laws, some administrative laws. Okay, queste leggi sono alcune leggi che criminalizzano le persone trovate in postrimoni, diciamo leggi a livello amministrativo e influence over other governments around legislation on sex
prima il Windows Streaming sono un'altra grande risorsa di influenza anche per coloro che vogliono utilizzare la risorsa. So in 2003 the US became one of the supporters of the anti-mass model. Quindi intorno al 2003 gli Stati Uniti sono diventati degli sostenitori di questo modello. And in the same year, the US State Department started to publish a trafficking in persons index. E gli Stati Uniti hanno iniziato a pubblicare dei rapporti sul traffico degli esseri umani. So this system categorizes different countries around the world according to their performance in regards to trafficking in persons. E il sistema categorizza diversi paesi del mondo a seconda dei dati che si raccolgono per quanto riguarda il traffico di esseri umani. So in result, what happens is that if the US State Department finds that the government is not fighting trafficking, then they may reward the foreign aid they provide to this country. E quello che succede è che se il Dipartimento di Stato americano scopre che un paese non combatte o non combatte sufficiente il traffico di esseri umani, allora gli aiuti che il governo americano elargisce verso questo paese potrebbero essere diversi. In addition to this understanding, in 2011, the US State Department announced that all kinds of all components related to sex work should be criminalized. In aggiunta, nel 2011, il Partito Democratico Americano ha deciso, ha sostenuto che tutti i componenti, tutti gli elementi del puzzle del lavoro sessuale devono essere criminalizzati. In other words, they declared the war against sexual slavery and prostitution. In altre parole, hanno dichiarato una guerra contro la schiavitù sessuale, tra virgolette. So, as a result of this pressure of the new countries, several countries enacted trafficking legislations. Quindi, come risultato delle pressioni su molti paesi, molti di questi paesi hanno creato delle leggi. However, the understanding of law enforcement bodies in the new countries conflates sex work with trafficking. Spesso questo approccio confonde il lavoro sessuale con il traffico degli esseri umani. So as a result, the police officers in different countries attacked almost all sex workers and cracked down their bosses. Quindi, come risultato, gli ufficiali di polizia fanno riduzione di molti ostricoli e li fanno vivere. In other words, they further victimize sex workers instead of finding traffic. In altre parole, non fanno altro che vittimizzare ulteriormente i lavoratori e le lavoratrici del sesso al posto di combattere il traffico di esseri umani. Now I will quickly provide you with some of the examples from different countries and how this understanding of the anti-trans model affected the e quindi adesso vi farò un esempio di diversi paesi di come funziona questo modello che viene chiamato porre fine alla domanda maschile. Norway has criminalized buying sex, namely violence, while maintaining its laws against brothels. Quindi la Norvegia ha criminalizzato, questa legge che criminalizza i clienti mantenendo però la propria following this in 2009, Iceland followed the same method. Dal 2009 anche l'Islanda ha introdotto questo. South Korea adopted the laws that criminalize clients but also criminalize brothels. La Corea del Sud si ha introdotto le leggi che criminalizzano sia i clienti. The same thing happens to Lithuania and South Africa. La stessa cosa è accaduta in Lituania e in Slovenia. In Scotland and Italy, you're an expert on this issue, but clients of sex workers are now criminalized in a way in terms of ordinances as well as animals.
Scozia, anche in Italia e in Scozia, se voi siete esperti per quanto riguarda l'Italia, i clienti vengono criminalizzati sotto il profilo delle ordinanze di alcune amministrazioni. In the United States, the Anti-Demand Coalition, which is a coalition of civil society organizations fighting prostitution, succeeded in increasing the sentence for both clients and sex workers in the state of Illinois, and same thing happened in New York. Allora, negli Stati Uniti la Lega per la fine della domanda maschile, che è una Lega che vuole combattere la prostituzione, è riuscita a introdurre delle leggi che criminalizzano i clienti, soprattutto nello stato dell'Illinois e di New York. In altri stati degli United States, the police officers, when they find numbers on you, then they can easily administratively find you. Or if this statute repeats on your side, they may provide some imprisonment sentences on sex workers, but on clients too. E in altri stati degli Stati Uniti, se la polizia vi trova con dei condom con voi, questo vi può portare ad essere multati, e se vi trova più di una volta con dei condom in borsa, piuttosto che in tasca, siete a rischio praticamente addirittura di incarcerazione. So as a result, sex workers are victims of violence and discrimination. Quindi come risultato di questo, le attività di questi quali mani, i clienti, sono vittime di discriminazione e di violenza. And also because of the attitudes of law enforcement officials, they are victims of torture and torture. E per il comportamento dei poliziotti, queste persone sono anche vittime, soprattutto le sono anche vittime di maltrattamenti, di addirittura. And because of the imposed legislations, now it's very difficult for many sex workers in different countries of the world to access to quality health and social services and also housing services. E per a causa di queste discriminazioni in molti paesi del mondo adesso per le lavoratrici e lavoratori del sesso è molto difficile accedere a servizi sanitari adeguati di qualità e anche a servizi sociali adeguati di qualità e anche all'ausilio, cioè alla possibilità di trovare casa. In the last 3 years, several NGOs who work internationally, but also several bodies of the United Nations issued different reports. Allora, questi sono gli ultimi miei commenti. Negli ultimi 2 anni, molti rapporti sono stati emessi dalle Nazioni Unite e anche molte organizzazioni non governative. One of these reports, yes, was issued in 2012, and this was the report of UNDP, UNFPA, and UNAIDS. Alcuni di questi rapporti sono stati emanati nel 2012 e sono stati emanati in particolare dal Dipartimento per lo Sviluppo delle Nazioni Unite. And this report clearly demonstrated the linkage between the rise in HIV infections and criminalization policies. E questi rapporti mostrano molto chiaramente il legame che c'è tra la crescita delle infezioni da HIV e la criminalizzazione The same relationship was shown on the report of the Global Commission on HIV and Law in 2011. Lo stesso legame è stato riportato nel rapporto dell'iniziativa globale contro la HIV nel 2015. And finally, as I said, I propose you to look at the report of Open
task close the works with working with sex workers. Tutte queste proposte, queste devono essere condivise da gruppi di lavoratori e lavoratrici del sesso. From my point of view and from the point of view of different organizations that work with sex workers and for sex workers, the only solution is decriminalization of sex work, decriminalization of clients, decriminalization of any kind of acts that is related to sex work. Allora, e dal punto di vista delle organizzazioni che lavorano per, con le lavoratrici e lavoratori dello stesso, l'unica soluzione è quella di avere un atteggiamento di decriminalizzazione del lavoro sessuale dei clienti e tutte le questioni che hanno a che fare con il lavoro sessuale. Grazie. Grazie molto anche Marzia. Ci ha fornito un panorama per certi versi desolante, per altri versi con qualche punto di interesse per noi, per il lavoro, per quello che si può fare anche in Italia, però io credo che comunque tenersi stretti i lavori e le lavorazioni che sono fatte almeno a livello europeo da parte delle organizzazioni delle persone che si contribuiscono e di alcune agenzie internazionali, di tutti i sistemi del capito, perché insomma la lettera anche in Europa non è certo quella, diciamo così, a un'intervenzione di Stato, almeno siamo parte dell'area, sia comunque interessante. Siamo perfettamente in tempo, c'è tutto il tempo per noi per trattare con il vice assessore, quindi ringrazio molto. Io ringrazio Certi Diritti per aver scelto Napoli come luogo per svolgere questo importante incontro. Napoli è certamente è la città dalle mille contraddizioni, dalle mille facce, ma sicuramente sta vivendo una nuova primavera nel campo del riconoscimento dei diritti. È evidente che esiste un limite dell'ente locale, perché l'ente locale certamente non ha la possibilità di legiferare, però l'ente locale è ente di prossimità e quindi ha il contatto vero, quotidiano, costante con i problemi e con le sfaccettature varie in questa complessa epoca, in questo complesso momento che viviamo, e alla lettera il dovere, secondo me, proprio il dovere laico di favorire e di permettere che all'interno della città, all'interno della realtà che governa, che amministra, ci sia la tutela appunto del diritto, del diritto nel senso più ampio del termine. Il discorso che il sindaco ha voluto aprire, poi molto strumentalizzato quest'estate, perché poi in agosto sotto l'ombrellone, con una difficoltà anche da parte dell'amministrazione, perché vi assicuro che questa era fino a qualche anno fa una realtà e una società abbastanza controllata dal punto di vista cattolico, possiamo dirlo, insomma, e quindi abbastanza così, proprio controllata. È evidente che questa è stata una frase buttata lì sotto l'ombrellone rispetto a un'amministrazione che già aveva fatto il registro delle unioni civili, che già si apprestava a lavorare, così come abbiamo fatto sul testamento biologico o la dichiarazione anticipata di trattamento di volontà. Certamente questo ha creato un momento di, però siccome non tutti i mali vengono per luce e siccome non siamo un'amministrazione alla ricerca del consenso pubblico, ma siamo un'amministrazione che cerca di fare quello che ha promesso in campagna elettorale, questo faceva parte del nostro programma, è venuta fuori quindi una cattiva interpretazione. Certamente l'amministrazione, qui c'è Andrea, che appunto è la nostra valida in
interfaccia con tutti i territori, perché diciamo, ha la sua lunga esperienza, perché conosce bene tutto appunto questo mondo e questa realtà, abbiamo deciso di non andare avanti a volte di ordinanze e quindi di affrontare comunque il problema. Agosto è stato l'inizio di uno scenario, l'apertura su una problematica che stiamo quotidianamente cercando di portare avanti per capire insieme quale può essere la soluzione migliore per evitare il conflitto di cui parlavo, sociale, del quale pure ci dobbiamo occupare, quella condizione per meglio far vivere certe situazioni, per meglio far vivere la prostituzione sul nostro territorio e perché no portare pure l'elemento tutela della salute, che per noi questo è una delle poche amministrazioni che già come amministrazione comunale già ha assessorato la sanità. Perché riteniamo che il sindaco debba occuparsi della tutela della salute e quindi lo facciamo su questo argomento, ma lo facciamo sempre, quasi dire qua faccio il 1° dicembre, facciamo una grande manifestazione di distribuzione di profilattici nelle scuole, nelle piazze, cioè c'è una visione appunto laica e di vera, al di là di una riforma di stigma, al di là di una riforma di condizionamento ideologico. Quindi io credo che l'azione dell'amministrazione debba essere questa, quella di insomma controllare, non nel senso assolutamente repressivo, ma certamente monitorare e aiutare certe situazioni e certe condizioni. Noi abbiamo con Andrea, ovviamente abbiamo un progetto, abbiamo un programma che riguarda anche la tutela di un certo ambiente che molte volte sono degradati, che sono luoghi di abbandono, luoghi bui, dove spesso e quasi sempre si consumano poi violenze, aggressioni. Noi abbiamo necessità invece di fare appunto, provare a fare la zonizzazione, cioè individuare un'area dove ovviamente l'amministrazione sarà interessata a illuminare, sarà interessata a combattere il degrado e poi offrire eventualmente servizi e offrire sicuramente aiuti. Nell'ambito di un progetto più generale che è sicuramente la lotta e quindi anche la messa in relazione dei soggetti deboli con i nostri servizi sociali, con i nostri centri antiviolenza, perché no? La diffusione dell'informazione sull'articolo 18, siamo impegnati a farlo, lo faremo perché io credo che l'amministrazione abbia il dovere non di giudicare né di mettere stigma, ma certamente ha il dovere di mettersi al servizio di quello che trova in città. Per una città dove il fenomeno non è dai numeri, non è molto alto e quindi può essere sicuramente una fucina e un modello per le altre città d'Italia. Grazie. Bene, io devo dire che ringrazio molto l'assessore per la chiarezza delle sue dichiarazioni e per, mi permette di dire l'assessore, per l'assunzione di responsabilità che lei ha fatto pubblicamente, perché io trovo le sue parole veramente interessanti, perché io non sento altri assessori d'Italia che dicono cose così chiare rispetto a questa materia. Sono io che sono un po' sordo? Ci sono altri assessori che hanno detto queste cose? Io non lo so. Rimane il fatto che su questo tema specifico l'amministrazione comunale di Napoli ha detto cose chiare, che significa nel linguaggio della nostra politica essersi assunta delle responsabilità. No? L'assessore sa bene che quando si parla ex cattedra, cioè da assessore, ci si assume delle responsabilità. Io rinnovo questa nostra disponibilità, ma penso di dirlo anche a nome di me, a nome di Cigliolo, noi siamo disponibili ad aiutarvi in questo percorso, con le nostre pochissime forze, non vogliamo vendere niente di straordinario.
siamo pochi, mal equipaggiati, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma siamo a disposizione, magari anche solo per esportare delle buone prassi che qui si possono fare, perché così facciamo sempre. Quello che si fa bene a Torino cerchiamo di portarlo a Milano, quello che si fa bene a Napoli cerchiamo di portarlo a Venezia e viceversa, perché così questa è una prassi che noi chiediamo. Quindi io devo dire che ho molto apprezzato questo intervento, pensavo che l'amministrazione comunale facesse sul serio, mi sembra che parlassero quelle giuste. Abbiamo ancora un po' di tempo, poco poco, se i nostri redattori vogliono aggiungere qualche parola. Pia, se vuoi dire una parola tu. Devi però parlare anche quello di Radio Radicale, perché tutti e due. Thank you.
ringrazio i relatori che hanno voluto portare un contributo molto interessante a questo dibattito. Vi do appuntamento a tutti gli eventi al locale, Lagon 6, in Santa Maria la Nova, Nova, e a Napoli più vicino, e lo hanno già fatto prima di me i nostri relatori, ma lo voglio ricordare anch'io, grazie molto alla Radicale che attraverso il suo servizio ci consente di parlare a centinaia di migliaia di persone via radio e anche via televisione, visto che siamo stati registrati anche video audiovisivamente. Grazie a tutti, grazie assessore, grazie a voi. Domani mattina alle 9:30 comincia il congresso del proprio con l'intervento del sindaco e tutti gli altri nostri amici. Grazie.